4 febbraio 1924 si chiude a Chamonix, nell'Alta Savoia, la prima edizione delle Olimpiadi invernali. In questa prima edizione, per un clamoroso errore dei giudici, il terzo classificato viene privato della medaglia di bronzo, attribuita erroneamente a un altro atleta. Solo dopo 50 anni, il vincitore legittimo, l'arzillo 83enne statunitense di origine norvegese, Andres Haugen, riceverà il meritato riconoscimento.